Ragazzi, queste domeniche volare, quando usciamo il tempo vola. Da domani ci aspetta una settimana piena di impegni. Domani pomeriggio abbiamo le prove d'orchestra. E domani mattina viene pure quel ragazzo nuovo. È ricchissimo, il padre fa il dirigente. Cambia sempre città. Non so come fai, non riesco a stare lontano da Bracigliano, lontano dai miei amici. A proposito, e Danilo aveva detto che sarebbe uscito con noi, ma non ci ha più raggiunto. Dice sempre di sì e poi non viene mai. Inventa sempre mille scuse. Ma lì quando può si prende cura di suo cugino Davide, che abita a casa famiglia perché non ha i genitori. Lo difendi sempre. Ti piace Danilo, eh? No, è semplicemente uno dei miei amici più cari. Hai ragione, lo è anche per me. A proposito, in questi giorni l'ho visto un po' strano. Anch'io, ha iniziato a farmi un sacco di domande. Voleva sapere se io conoscessi la sua data di nascita, la sua canzone preferita, tutte cose che io non so. Io invece conosco tutto di lui, perché sono una sua vera amica e mi ha mandato un messaggio dicendo che Emanuela, ma se qualcuno ti dicesse una cattiveria su di me o ti raccontasse una bugia facendoti credere che parli male di te, tu gli crederesti? E io ho risposto che lo difenderei, non crederei nemmeno una parola detta da chi vuole mettere zinzania tra di noi e vuole raccontare fandonie. Domani vado con lui, accompagniamo Davide a casa famiglia. Ciao Davide, mi raccomando, fai bravo. Ragazzi, allora avete fatto l'assegno? Sì! Avanti! Ah, accomodati, vieni, vieni! Ciao, io sono Giuseppe, sono arrivato qui da pochi giorni. A causa del lavoro di mio padre sono costretto a cambiare sempre città e a cambiare anche scuola. Ciao, quali hobby hai? Sono un giocatore di videogiochi online. Ah, piacciono molto anche a me. Ah, se vuoi puoi venire anche a giocare a casa mia, anche oggi pomeriggio, dai, sei invitato. Vabbè, mi fa molto piacere. Ok. Danilo, mi presti un attimo una penna? Sì, ok. Ferdinando? Sì. Allora ci vediamo da te o da me? Oggi non posso perché devo andare a fare la spesa con mamma. Ma come? Tu non vai mai a fare la spesa con tua madre? Hai visto Danilo com'era nervoso per un pacchetto di sigarette? Io non avrei mai immaginato che fumasse. Danilo non fuma. Appuntamento domani allo stesso orario. Arrivederci. Meno male, il professore di clarinetto è rimasto contento. Meno male, mi è uscito il pezzo difficile di clarinetto. Emanuela, puoi prestarmi il telefono? Devo chiamare mamma. Sì, certo, un attimo che lo trovo perché si nasconde sempre tra i libri. Il pacchetto, che ci fa lì? Ma non è mio. È di Danilo, è di quel pazzo che ha iniziato a fumare. Io l'ho trovato nel suo borsello e l'ho buttato subito fuori alla finestra perché la professoressa mi stava scoprendo con questo coso in mano. Ma Danilo non fumerebbe mai. Potrebbe anche essere, lo conosci così bene. Che ne sai tu? Danilo, ma ti sei messo a fumare? Hai visto tutte le volte che ho fatto tardi a scuola o che non sono venuto con voi? Beh, io sono andato a Villa Carmela a far visita a un'anziana, a trascorrere del tempo con lui. Guarda. Ciao. Sì, ciao. Come stai? Bene, tu come stai? Tutto bene. Tutto bene. E come va a te qua? A te a scuola? Come? Tutto bene. I voti sono abbastanza alti. È arrivato un nuovo compagno di classe, si chiama Giuseppe, però il mio migliore amico resta Ferdinando. Ferdinando? Sì. Ah, ma Ferdinando non c'ha un nonno qua? Sì, sì. Però non viene mai a trovare, non lo vedo mai. Purtroppo dice di essere andato a fare. Ma come si fa a capire se un amico è vero? Esistono dei
poi ti racconterò. Detto a me di dirtelo. Un vero amico conosce la data del tuo compleanno, conosce la tua canzone preferita, il tuo cibo preferito e non ti dice mai di no. Caro Danilo, ho cercato di coltivare gli affetti della mia vita come fiori profumati in un giardino in cui purtroppo la sorte scaricava scarti di vita. Solo tu hai ripulito qualche spazio col tuo amore, la tua presenza e i tuoi sorrisi. Non ho potuto ricambiarli come avrei voluto. Ti lascio questi soldi, risparmi che ho messo da parte per te, affinché tu possa continuare a regalare sorrisi a qualcun altro. Continua ad essere quello che mi hai sempre dimostrato di essere, dando l'esempio che basta poco per avere giardini profumati nella vita di ognuno. Questi problemi sono proprio difficili, non li riesco a fare. Io mi trovo. Anche io. Io mi trovo con tutti i risultati. Ragazzi, spieghiamoci, dobbiamo ultimare i lavori sul territorio. Io ho disegnato la chiesa di San Nazario. Io ho disegnato il Monte Piesco. Io ho disegnato la chiesa dell'Annunziata. Io ho disegnato Piazza Vera. Allora ragazzi, avete fatto i vostri compiti? Che bel disegno. Che è successo Davide? Tutto a posto? Nessuno si ricorda del mio compleanno. Ma come? Ciao Davide. Hai visto? Mi sono ricordato del tuo compleanno. Wow! Wow. Wow. Eccoti. Ma bellissima, hai speso un sacco di soldi. Non ti preoccupare, così mi puoi chiamare quando ti senti solo. Oggi posso venire a casa tua a giocare ai videogiochi? No, mi dispiace, devo andare a fare la spesa con mamma.